Allora, approfittando della brutta stagione, 10 gradi, piove a dirotto, come vedete o forse sentite alle mie spalle, approfitto per fare un video sulla Juventus, un video che non so se piacerà a tutti, ma sapete che io non mi vendo, non sono un aziendalista e dico quello che penso. Allora, Sarri sta lavorando bene, su questo non ci piove, sta cercando di insegnare calcio, ha delle rape, perché ci sono delle rape nella Juventus. L'attacco, così com'è già adesso, mi piacerebbe da impazzire, perché Ronaldo, Costa, Bernardeschi, Cuadrado, Higuaín e Dybala, niente da dire. Se mi cambiano Dybala con Icardi, se mi cambiano Bernardeschi con Chiesa, non cambia nulla, cioè il valore aggiunto non c'è, nel senso che l'attacco per me con CR7 e gli altri è veramente a livelli top. E la difesa dobbiamo lasciare il tempo a De Ligt di capire dove è finito, ma credo che De Ligt, Demiral, Chiellini, magari Bonucci, quando ci saranno le partite con le squadre un pochettino più aperte, saranno ottimi giocatori. A sinistra abbiamo Sandro, non abbiamo ancora capito chi è che lo sostituirà. Probabilmente nella testa di Sarri sarà De Sciglio, spostato a sinistra perché può giocare in entrambe le fasce. E poi questo Danilo che è un'incognita che io non conosco, quindi vedremo, dai, vedremo. Avete visto che non ho parlato del centrocampo? Perché non ho parlato del centrocampo? Perché il centrocampo è il vero lato debole della Juventus. Il centrocampo della Juventus è mediocre dal dopo Vidal, Pogba, Pirlo, e da allora è rimasto mediocre. Fino a che continueranno a comprare dei parametri zero, gente rotta o clausole rescissorie, la Juventus non farà mai il salto di qualità a centrocampo. Pjanic è una mezza sega, lo dico in maniera molto chiara, così ci siamo capiti, è una mezza sega. È un giocatore che non verticalizza, sbaglia i passaggi da 1 metro, si stanca dopo 45-50 minuti di partita, tant'è vero che spesso passa la palla indietro perché ha paura di perderla o addirittura se la fa portare via. Rabiot, ve lo dico fino alla nausea, non è un grande giocatore, è un mezzo giocatore. Avete visto negli amichevoli, voi mi direte, ma sono amichevoli. Guardate che la prossima non è un amichevole, la prossima è a Parma, dove io probabilmente sarò presente, se tutto andrà bene. E a Parma non vinciamo. Con lo stato attuale del centrocampo e del gioco non vinciamo. Alla seconda partita, Juventus-Napoli, con il Napoli che già da un anno con Manuel Ancelotti, che non è uno stupido, nonostante Sarri sia bravo, non vinciamo neanche con Napoli, cioè noi partiremo ad handicap quest'anno, perché il centrocampo della Juve è pessimo. Ramsey non mi dite che è forte perché non c'è, ok? Mi direte che è forte quando giocherà 3-4 partite e allora diremo, grande, Ramsey è forte. Rabiot fa schifo, Pjanic è un mezzo giocatore, ok, ormai è alla frutta, secondo me vorrebbe ceduto se arrivasse un'offerta. Matuidi ha i piedi puntati al contrario, Khedira è un ex giocatore, Emre Can è un'incognita perché a me piace tantissimo, ma non si sa perché non lo fa giocare né Allegri, non lo fa giocare neanche Sarri, se avete visto, lo mette sempre in campo nel secondo tempo, non si sa per quale motivo, per me dovrebbe essere titolare fisso. Bentancur, giovane di belle speranze, e io non ho mai visto vincere Champions League a giovani di belle speranze. Di conseguenza, avete visto l'Ajax dei miracoli, no? Dei giovanotti, non ci è arrivato in finale, è vero, è stato scaglionato, ma non ci è arrivato, non c'è un cacchio da fare. In finale ci arrivano le squadre che hanno l'allenatore con due maroni così e i giocatori che hanno due maroni così. La qualità, questo. Ma Pjanic non c'ha i maroni, Rabiot non c'ha i maroni, perché uno che si fa rappresentare dalla mammina non ha i maroni e non potrà mai diventare un grande giocatore. Lo stesso discorso vale per Dybala, che se la fidanzata lo molla va in crisi e incomincia a giocare che sembra un handicappato. Di conseguenza noi dovremmo fare piazza pulita di questi giocatori che ho detto da giugno, quello dico, via Dybala, via Mandžukić, Campara Carro, via Matuidi, via Pjanic. E poi non so, magari via anche Bonucci, perché a questo punto cioè, non è che serva molto. Dopodiché, con un tesoretto e con magari giusta mira, senza andare a cercare dei parametri zero, si potrebbe veramente provare ad andare a rompere le scatole a Real Madrid per Isco, quello che io ho sempre detto, secondo me sarebbe la soluzione, perché Isco può fare il trequartista, ma può fare benissimo il facitore di gioco. Isco ha due piedi fatati. Non so se vi ricordate le partite, io l'ho seguito al Real Madrid, lo seguo, mi piace, è una squadra che mi piace, okay? Ed è una squadra fortissima, ma perché? Perché ha dei giocatori fortissimi, non perché c'è un grande allenatore, perché gli allenatori che aveva quest'anno nel Real Madrid erano pessimi. È vero, ha giocato male, però ma è una squadra che è incredibile. Quindi, se noi vogliamo cercare di vincere la Champions League, provarci, perlomeno provarci, il centrocampo non va bene.
il centrocampo di questa Juventus non va bene. È inutile, se dovete venire qua sotto a scrivermi due cose. Ma per lo scudetto siamo i più forti. Max, porta pazienza fino al 2 settembre, non scrivetelo, perché mi avete stufato. Anche quelli a cui voglio bene, siete tanti, perché siete più quelli a cui voglio bene. Non venite a scrivermelo, perché è da giugno che mi dite questa tiritera, oggi è l'11 di, oggi, anzi, è il 12 di agosto, per sottolineare il tempo, è il 12 di agosto e non abbiamo comprato un tubo di nessuno di grande livello, nessuno, a parte potenzialmente De Ligt, che nelle prime due uscite ha fatto delle cappellate, avete visto, quindi aspettiamo a dire che è un fuori classe, aspettiamo. Speriamo che sia un fuori classe. Andiamoci molto piano nel dare giudizi di qualità. È molto meglio fare come faccio io, essere scettici e poi ricredersi, perché è vedendoli giocare che ci capisco, ma solo a Bio vedrete che c'è poco da ricredermi. Quindi noi, finché avremo questo centrocampo qua, la squadra di mezza classifica, ok? Cioè, è inutile. Non abbiamo un Modric, non abbiamo un Rakitic, non abbiamo un Kroos, non abbiamo un Müller, non abbiamo un Eriksen, cioè non abbiamo dei giocatori di qualità, non abbiamo un Pogba, cioè non abbiamo un Milinkovic-Savic, non ce lo abbiamo noi il valore aggiunto centrocampo, abbiamo delle mezze cartucce e abbiamo l'incognita Ramsey che se starà bene, guarirà e riuscirà a giocare, sarà stato un grande acquisto e avremo un grande centrocampista, ma è un'incognita, è un punto interrogativo, Ramsey. Ve l'ho detto 2 milioni di volte, ok? Quindi io sono molto scettico e temo, lo dico adesso, non lo dico a metà stagione, lo dico adesso. Io temo che quest'anno non vinceremo nulla. Guardate il labiale, non vinceremo nulla. Ma non per colpa dell'attacco, non per colpa della difesa. Per colpa della nostra società che non è capace di fare il mercato, naviga a vista, lo sanno anche i sordomuti e i ciechi che la Juventus non ha un centrocampo all'altezza, ma non stanno facendo nulla per comprare. Continuano a prendere giocatori o a trattare giocatori che non c'entrano un tubo, ok? Cioè, cosa serve? È servito dar via Cancelo per prendere Danilo, che è un minus, non è un valore aggiunto. Cosa è servito dare via Spinazzola per prendere Pellegrini per poi girarlo al Cagliari? Cioè, sono tutte cose fatte per i soldi. Non a caso l'ho soprannominata plusvalente. Quindi dovrei cancellare Juventus e poi scrivere plusvalentus, perché è una roba che non sta né in cielo né in terra. Quindi io sono molto, 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 molto deluso. Va bene? Posso dire deluso? Perché se dico incazzato vi offendete. Sono molto molto deluso. Ok? Ah, io non vedo l'ora che arrivi il 2 settembre, così la piantate di rompermi le palle con aspetta il 2 settembre, perché vedrete che non succede un tubo. Ok? L'abboccamento che c'è stato con Neymar, di cui ho fatto l'indovinello, so che c'è stato, però il problema è che la Juventus non caccia fuori i soldi. Appena si tratta di tirare fuori 10 milioni in più, si ritira. Fa come le lumache che tirano la testa dentro il guscio. Quindi, ragazzi, ragazzi, ma dove siamo andati a finire? Doveva venire Guardiola, è venuto Sarri. Doveva venire Marcelo, abbiamo venuto Spinazzola. Doveva rimanere Cancelo, è arrivato un certo Danilo. Cioè, abbiamo rinforzato soltanto un uomo in difesa, ok? Perché hanno capito che Chiellini è praticamente morto e quindi hanno preso De Ligt. Per il resto, zero assoluto, perché Ramsey è rotto, Rabiot è mezza sega, Demiral non si sa. Addirittura lo volevano citare al Milan, quindi per me al 12 agosto non ci siamo. Con questa squadra non vinciamo niente. E quando dico niente, rischiamo di non vincere neanche lo scudetto. Perché ricordatevi che Ancelotti è in gamba e Conte c'ha due palle così, e vedrete, vedrete. Rischiamo di arrivare terzi. Ciao.